Buonasera a tutti e ben ritrovati. Io sono Giacomo Bollini e per la terza volta, questa volta forse in maniera ancora più trafelata del solito, dai prestigiosi studios dai quali sto facendo questa diretta, sono qui per la terza volta a parlarvi in questa rassegna di pillole, di storia. Della rassegna La storia a porte chiuse del Museo del Civico Museo del Risorgimento di Bologna. Per la seconda volta sono in coincidenza con un evento religioso, la prima volta con l'indulgenza papale, questa volta il giorno di Pasquetta. Quindi auguro a tutti buona Pasqua, buona Pasquetta, e con questo inizio a raccontarvi un pochino che vorrei esporre oggi in questa breve pillola. Oggi vorrei riprendere il filo del discorso da dove l'avevo interrotto la prima volta che avevo fatto queste dirette, ovvero dalle 5.000 croci bianche del cimitero militare italiano di Bligny, in Francia. Ovviamente sto parlando di Grande Guerra e vi parlerò della memoria storica dei bolognesi, per l'appunto, che combatterono e caddero durante la Prima Guerra Mondiale. Perché parto da Bligny? Più che altro perché mi serve come gancio al discorso a cui voglio arrivare oggi, ovvero al fatto che durante la Prima Guerra Mondiale furono tantissimi italiani che combatterono su fronti anche diversi rispetto a quello tradizionale italo-austriaco, insomma quello che conosciamo tutti, quello fra Lombardia, Trentino, Veneto e Friuli. Ebbene, in Francia abbiamo già visto nel primo appuntamento in cui ho avuto l'opportunità di parlare io, combatterono molti garibaldini. Ma fra aprile e novembre 1918 anche un intero corpo d'armata che per l'appunto combatteva in questo scambio di fratellanza d'armi con i francesi anche sul fronte francese e combatté in durissimi scontri. La gran parte quindi di questi caduti al cimitero di Bligny per l'appunto appartiene a questo corpo d'armata che dette un importante e robusto contributo di sangue per l'appunto agli scontri nell'area di Remma. Ebbene, solo a Bligny possiamo contare 51 sepolture di caduti bolognesi. Il mio rimando e la mia raccomandazione a seguito di queste pillole è sempre quella di approfondire quanto sto dicendo con una visita e una consultazione al portale, per l'appunto, del Museo Civico del Risorgimento di Bologna, Storia e Memoria di Bologna. E da Bligny questo mi porta a raccontarvi, per esempio, un episodio che avvenne nelle sabbie dei deserti libici, dove si combatté aspramente anche durante la Prima Guerra Mondiale. Furono moltissimi i caduti bolognesi che in questi scontri trovarono la morte. La memoria storica bolognese era già legata profondamente comunque agli avvenimenti che erano avvenuti in Libia durante la guerra di Libia, quella del 1911-1912. Quindi, parlando sempre anche di luoghi della memoria, ve ne posso indicare uno che è letteralmente qua nella nostra città e che vi invito, quando ci sarà di nuovo la possibilità di andare a frequentare musei e gallerie d'arte, di andare a frequentare. Si tratta di un monumento, di un'opera scultorea che si trova per l'appunto presso la Galleria d'Arte Moderna di Bologna, che si chiama Per la civiltà e per la patria ed è dedicato ai caduti dell'undicesimo bersaglieri nella battaglia di Charashat del 23 ottobre 1911. Ebbene, quest'opera d'arte vinse un concorso d'arte nel 1912 e lega per l'appunto questa rappresentazione molto plastica, molto tragica e molto, come si può dire, meritevole di una visita proprio per la drammaticità che trasmette. Questo monumento, per l'appunto,
era dedicata alla memoria storica dei caduti di Shahrashat. Ma, come possiamo vedere andando di nuovo a consultare Storia e Memoria, furono tantissimi i bolognesi anche che caddero durante le prime fasi della Grande Guerra che coinvolsero anche il territorio libico. Proprio perché anche lì, fin dal 1914, si combatteva nuovamente, e si combatteva nuovamente contro quelli che potremmo dire dei lealisti libici. Dal 1914 era in corso una rivolta, la cosiddetta rivolta senussita, foraggiata dall'impero ottomano, che durante la Grande Guerra ritroveremo per l'appunto a fianco degli imperi centrali, quindi Austro-Ungheria e Germania, che non voleva assolutamente smettere di alimentare per l'appunto la guerriglia antitaliana in Libia. Le necessità storiche e la contingenza per l'appunto anche che voleva di lì a breve che il Regno d'Italia entrasse in guerra, nella Grande Guerra, aveva fatto sì che dalla Libia venissero tolte gran parte delle truppe che erano ivi stanziate per la guerra che era stata ufficialmente dichiarata finita nel 1912. Quindi a presidio della Libia c'erano veramente pochi uomini e concentrati lungo la fascia costiera. C'erano poche piazze forti che, diciamo, oltre alla fascia costiera, che erano presidiate più in profondità. Una di queste, per l'appunto, era la piazza forte di Taruna, a 90 km da Tripoli all'incirca, che nella primavera del 1915 viene stretta d'assedio per l'appunto da questi ribelli senussiti. La battaglia sembra volgere al peggio per gli italiani, tanto che il ministro delle colonie sollecita un intervento veloce delle forze lungo la fascia costiera libica in soccorso della piazza forte di Taruna. È tragico sottolinearlo, in quel caso gli italiani fra il 17 e il 18 giugno 1915, quindi siamo proprio all'inizio della Grande Guerra, subirono una doppia sanguinosa sconfitta. L'una per l'appunto nella Piazza Forte, che fu attaccata e conquistata. La seconda a Sidi Barghoub, che non è altro che il luogo di intercettazione della colonna dei soccorsi che era partita alla volta di Taruna. Quindi ecco qui, per esempio, giustificato il perché troviamo tanti caduti italiani, nonché in questo caso bolognesi, legati, che trovano il loro nome legato alla guerra in Libia. Fra Sidi Barghoub e Taruna troviamo decine di bolognesi caduti. Infatti, molto spesso, quando si scorre la galleria di Storia e Memoria di Bologna, troviamo anche molti soldati la cui unica foto disponibile li trova in tenuta coloniale. Ecco spiegato, ad esempio, uno di questi motivi. Quindi si combatté duramente anche in Libia, per l'appunto, ma non fu solo lì che l'Italia combatté fuori dal territorio nazionale. Come abbiamo visto, in questo scambio di fratellanza d'armi, ingenti quantitativi di truppe italiane furono inviate anche su altri fronti, sui quali si rendeva necessaria una robusta presenza di corpi interalleati, chiamiamoli così. Uno di questi è sicuramente il fronte macedone, dove a seguito del crollo della resistenza serba, Francia e Inghilterra decisero di aprire un nuovo fronte, un fronte balcanico, per fronteggiare le forze bulgare e austro-tedesche. Ricordiamoci che per l'appunto anche la Bulgaria si era affiancata in questo periodo alle forze degli imperi centrali. E sul fronte macedone, quindi dal 1917, fu trasferita un'intera divisione italiana. Ricordo in particolar modo, ad esempio, la Brigata Sicilia e la Brigata Cagliari che combatterono su questo tratto di fronte. Gli scontri furono anche molto duri e non fu un fronte di tutto riposo, mettiamola così.
Nella testimonianza anche la nutrita presenza di cimiteri di guerra italiani anche sul fronte balcanico. Faccio riferimento in particolar modo al grande cimitero di Salonicco, dove sono presenti tutti i caduti di questa armata interalleata su questo tratto di fronte, dove c'è anche una sezione italiana. E all'interno di questa sezione italiana troviamo 31 bolognesi. Anche qui, se volete vedere i loro volti, andare un po' a leggere i loro nomi e le loro storie, vi caldeggio la consultazione di Storia e Memoria di Bologna, il portale del Museo del Risorgimento. Quindi 31 bolognesi a Salonicco e altri 3, per esempio, nel cimitero di Sofia, quindi Bulgaria. Questi erano palesemente soldati caduti per malattie o per stenti nei campi di prigionia bulgari in questo caso. E quindi anche qua per l'appunto un luogo della memoria legato alla Grande Guerra e al contributo italiano e bolognese della Grande Guerra. Ma non è finito qui. Oggi vi voglio raccontare al volo anche ciò che successe dopo la fine della guerra. Molto spesso troviamo alcuni caduti nell'albo d'oro dei caduti della provincia di Bologna, anche morti dopo la fine ufficiale della Prima Guerra Mondiale, quindi dopo il 4 novembre 1918. Logicamente ci sono anche quelli morti per le cause di guerra o per malattie contratte o per le ferite per l'appunto subite durante il conflitto, ma vi furono anche altri soldati che caddero in servizio bellico anche dopo la fine della guerra. Si tratta ad esempio dei caduti del corpo di spedizione italiano mandato per esempio ad Arkhangelsk in Russia per partecipare ad alcune fasi della guerra civile russa dove logicamente il Regno d'Italia si era schierato a fianco dei menscevichi. E qui troviamo anche qui dei feroci combattimenti, per di più in un clima assolutamente inospitale, e anche dei caduti, tra cui anche alcuni bolognesi. Ma troviamo anche dei caduti provenienti, la cui sorte li portò al decesso in terra turca. Anche qua, a seguito di quella spartizione fatta con squadra e righello dei vecchi possedimenti ottomani, si scatenarono, diciamo, vari malcontenti in area anatolica che generarono una nuova guerra greco-turca. Ebbene, anche qui per andare a sovraintendere alla pacificazione di questi territori dove erano attivissime le forze turche al comando di Mustafa Kemal, il futuro Atatürk, furono mandati corpi militari italiani, francesi e inglesi. E per esempio abbiamo dei morti bolognesi anche nel porto di Scalanova in Anatolia, diciamo nella costa che fronteggia Cipro per intenderci, morti in servizio durante il presidio di queste città, questi porti e a difesa delle minoranze religiose presenti in queste città a fronte per l'appunto di un ritorno bellico ottomano. Bene, quindi vi ringrazio per l'attenzione, anche oggi tante informazioni, tante cose da andare a vedere su Storia e Memoria di Bologna. Io vi ringrazio dell'attenzione e buon proseguimento con le visioni di queste pillole. Buona giornata, ancora buona Pasqua e buona Pasquetta a tutti.